Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana e Toscana TV. Come ogni sera partiamo dai dati sui nuovi positivi al coronavirus. Sono più 19 nella nostra regione, ieri erano più 2. A livello nazionale sono più 138, ieri erano più 208. Se andiamo a vedere nelle province, 7 sono a Firenze, 11 a Lucca, tra l'altro risalgono i casi e a Viareggio ieri si è registrato proprio un nuovo gruppo di persone contagiate al coronavirus. Lasciamo questo argomento, parliamo di infrastrutture perché il decreto semplificazione dal governo, ci sono grandi opere proprio per la nostra regione. Il servizio, vediamo. L'Italia è connessa alla Toscana, un po' meno slow. Il presidente della regione toscana Enrico Rossi commenta positivamente la notizia dello sblocco dei cantieri di numerose opere strategiche nazionali, alcune delle quali in Toscana. Speriamo che sia la volta buona, scrive su Facebook, per quello che si può sapere fino a questo momento, naturalmente salvo intese, come si suol dire oggi in questi tempi di precarietà politica, il decreto cosiddetto delle semplificazioni sembra operare una svolta storica, stabilendo per 130 grandi opere un commissario per accelerarne l'apertura dei cantieri e la realizzazione. Nella nostra regione dunque si sbloccano 5 principali progetti già approvati che ora devono solo essere realizzati, ovvero il completamento del corridoio tirrenico, con l'intervento di adeguamento e messa in sicurezza della variante Aurelia e con l'intervento di miglioramento della ferrovia Pontremolese, la realizzazione della Darsena Europa nel porto di Livorno, il completamento della Grosseto-Fano, definita la Due Mari Tirreno-Adriatico, infine il nuovo ponte di Albiano ad Aulla sul fiume Magra, di cui dopo mesi, solo ieri, Rossi è stato nominato commissario. Insomma, si tratta di 5 opere strategiche per lo sviluppo della Toscana, sulle quali il mio impegno in questi 10 anni, insieme a quello dell'assessore Vincenzo Ceccarelli, sottolinea Rossi, è stato veramente grande. Provo soddisfazione per vedere riconosciuto il lavoro fatto e allo stesso tempo ho paura. Speriamo che si faccia sul serio e si faccia presto e bene. Nessun accenno alla TAV e all'aeroporto, ma questa è tutta un'altra storia. Ecco, a questo proposito, sul nodo TAV, la nuova pista e la rete tranviaria di Firenze, queste 3 opere compaiono in Italia Veloce, che è il piano del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti allegato al decreto semplificazioni. Nel piano, tuttavia, le 3 infrastrutture sono classificate in modo differente. Il passante TAV, così, rientra tra le opere prioritarie da realizzare sui nodi ferroviari. La nuova pista dell'aeroporto, invece, compare nella sezione dedicata ai project review, cioè quindi ai progetti che devono essere rivisti, ovvero nella revisione di progetti da ottimizzare, come specificato dal documento. Quindi su Peretola scatterà una sorta di verifica delle strategie di sviluppo della nuova pista, mentre la tranvia, come è stata presentata proprio ieri dal sindaco Nardella, compaiono tra i programmi prioritari proprio dedicati alle città metropolitane. Ma tutti altri dettagli in questa intervista, vediamo. Toscana l'attribuzione di poteri speciali a un commissario che prende con sé e su di sé le opere più importanti, che però sono anche quelle impantanate da troppo tempo. Io mi rallegro anche del fatto che vengo da una provincia come quella di Grosseto, che ha nel deficit infrastrutturale uno dei maggiori problemi, e il Corridoio Tirrenico e la Grosseto-Fano, la cosiddetta Due Mari, sono rientrate tra quelle opere che avranno un commissario con questi poteri speciali. Però c'è anche il porto di Livorno, c'è la Pontremolese, c'è appunto il ponte che è crollato, quindi ci sono le opere più significative che hanno bisogno di una spinta rapida. Laddove c'è già un contratto di appalto, dei lavori che sono stati affidati ad un soggetto economico, quel soggetto deve proseguire. Mentre invece laddove c'è una concessione e il proponente e chi realizza è un soggetto privato, come il caso dell'aeroporto di Firenze, è evidente che questo non può essere commissariato. Si tratta di una committenza pubblica. Hanno però un grande rilievo, guardate quelle opere, ve lo dice chi deve venire da Firenze tutti i giorni e farsi
la Grosseto-Siena a due corsie. In un momento come questo, che per fortuna qualcuno ancora viene al mare dalle nostre parti, avere quattro corsie significa cambiare la vita alle persone e all'economia di tanti territori. E ora la cronaca, torniamo a parlare di Roberta Ragusa, due nuovi testimoni mai ascoltati prima, un avvistamento della donna avvenuto la scorsa estate in Liguria, sono gli elementi sui quali fondiamo il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e l'istanza di revisione del processo per dimostrare l'innocenza di Antonio Logli. Lo ha detto la criminologa Anna Vagli per annunciare i prossimi passi della difesa di Logli, condannato in via definitiva a 20 anni di reclusione per l'omicidio della moglie e la distruzione del cadavere avvenuti la notte tra il 13 e 14 gennaio 2012 e attualmente in carcere a Massa. Per ora non possiamo dire di più, aggiunge Vagli, se non che riteniamo di avere almeno due nuove piste investigative mai vagliate prima, che dimostrerebbero una volta per tutte l'estraneità di Logli alla scomparsa della moglie e che la verità dopo 8 anni debba cercarsi altrove. Posso riferire che i due nuovi testimoni sono toscani e che l'avvistamento invece è avvenuto in Liguria circa un anno fa da parte di una persona che ora ci ha cercato. Roberta sarebbe stata vista da sola. Andiamo a Prato, adesso un minorenne in chat, spacciandosi per coetanea, 7 anni all'orco del web, l'uomo è un lombardo di 45 anni, all'epoca dei fatti la ragazza non aveva ancora compiuto 14 anni, tutti i dettagli in questo servizio di Leonora Barbieri. È entrato in confidenza sul web con una minorenne fingendosi una coetanea per scambiarsi foto intime. Poi ha rivelato la sua vera natura di orco minacciandola di pubblicare tutto se la ragazza non avesse assecondato le sue richieste di scatti ancora più audaci. Trappole della rete che il Tribunale di Prato ha punito severamente. L'uomo, un lombardo di 45 anni, è stato condannato a 7 anni per violenza sessuale aggravata. I fatti risalgono al 2014 quando la vittima, pratese, non aveva neanche 14 anni. La giovane, pagando cara la propria ingenuità, è finita in una spirale perversa di minacce, ricatti e richieste sempre più spinte da parte della finta coetanea che ha tolto la maschera non appena è riuscita a far cadere nel tranello la sua vittima. Violenze continue, seppur non fisiche, interrotte dall'intervento della madre della minorenne che ha subito presentato denuncia alla Procura della Repubblica di Prato. Le indagini hanno poi permesso di ricostruire i fatti e le responsabilità del 45enne. Se l'appello confermerà il primo grado di giudizio, l'orco rischia di finire in carcere. L'episodio conferma ancora una volta quanto insidiosa sia la rete, soprattutto per i più giovani che usano i social senza la necessaria consapevolezza. E dopo il terzo intervento sono stabili le condizioni di Alex Zanardi, rimane in coma farmacologico, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Siena. E dopo proprio il terzo intervento maxillofacciale neurochirurgico a cui è stato sottoposto per la ricostruzione craniofacciale e la stabilizzazione delle zone interessate dal trauma riportato in seguito all'incidente del 19 giugno scorso. E un uomo è rimasto ferito fortunatamente in modo lieve in seguito alla caduta di un ramo di un albero al parco delle Cascine. Oggi c'era un forte vento, tutto è accaduto poco dopo le 10:30. Avrebbe riportato soltanto delle escoriazioni a un braccio, a una gamba e alle mani. E nel presentare il suo libro Disobbedisco e accolgo, Don Biancalani ha annunciato una probabile seconda querela nei confronti della candidata del centrodestra, Susanna Ceccardi. Vediamo perché. La Lega con la Ceccardi è venuta lì, tanto l'abbiamo querelata, forse faremo una seconda querela contro la Ceccardi perché ha dichiarato che la Chiesa è un luogo di spaccio, la mia Chiesa è un luogo di spaccio, non è assolutamente vero, perlomeno non abbiamo prove di nulla di questo senso e quindi si deve prendere le sue responsabilità. Del resto Don Biancalani, parroco di Vico Faro, dove accoglie i migranti, lo ammette, quello che fa è anche politica. Ma la sua storia, comprese le polemiche che negli anni ha suscitato, raccontate ora nel libro Disobbedisco e accolgo, seguono piuttosto un altro invito. C'è un appello ben preciso del Papa. Il 14 settembre 2015 all'Angelus il Papa chiese a ogni parrocchia, ogni istituto religioso apra le porte, accolga. Il suo libro, spiega, è rivolto soprattutto alla comunità ecclesiastica e spera che in molti seguano il suo esempio. Credo che la Chiesa sì potrebbe fare di più.
Dati i numeri dei ragazzi accolti a Vicofaro, non sono mancati episodi di attrito con i parrocchiani che Don Biancalani risolve così. Parlando con le persone, come ho fatto anche ieri, una signora è stata vicino, è venuta, abbiamo parlato un'ora, gli ho spiegato il senso del nostro lavoro e ha capito. I protagonisti della sua esperienza e del suo libro rimangono i ragazzi. Spesso ragazzini africani che arrivano sul nostro territorio, soprattutto qui sull'area metropolitana, tanti vengono in tantissimi in cerca di lavoro e trovano in Vicofaro un punto di ristoro, un luogo dove poter non solo dormire, mangiare, ma anche avere, continuare ad avere quei servizi fondamentali, soprattutto sul piano sanitario, sul piano scolastico, perché ricordo sempre loro che senza l'italiano non potranno mai sperare di poter inserire, no? Offre questi servizi, quindi sanitario, scolastico e legale e sindacale, perché dovete sapere che tanti di questi ragazzi lavorano sfruttati. E a proposito della Lega, Matteo Salvini oggi era a Firenze, ha incontrato i commercianti, ma ha parlato anche dello stadio e ha detto il nuovo Franchi è l'unica soluzione. C'era per noi Vittorio Betti, vediamo. Il leader della Lega Matteo Salvini è tornato a Firenze, lo ha fatto in appoggio alla candidatura per la prossima presidenza regionale alle elezioni in Toscana a settembre, Susanna Ceccardi, eurodeputato, ex sindaco di Cascina, lo ha fatto in questo quartier generale, siamo infatti in piazza Annigoni dove Salvini si è soffermato al gazebo con i militanti del suo partito, poi è entrato all'interno della sede fiorentina della Confcommercio per un incontro con i rappresentanti del lavoro che hanno ribadito ancora una volta soprattutto le loro grandi preoccupazioni non solo sul presente ma anche sul futuro in chiave emergenza Covid-19. Le aziende chiedono modello Genova, velocità, semplicità, taglio della burocrazia, taglio dei tempi, taglio dei costi. In un anno a Genova hanno costruito un ponte nuovo senza una tangente, senza un giorno di ritardo, senza un incidente sul lavoro. Se il governo non azzera il codice degli appalti, non adotta il modello Genova per tutta Italia, non si va da nessuna parte. Susanna ha fatto il sindaco, Regione Toscana ha bisogno di un sindaco che risolva problemi fermi da anni. I toscani pagano i rifiuti e l'acqua fra i più cari d'Italia, c'è una riforma sanitaria zoppa. E poi stando alla città di Firenze, il PD che governa sempre tutto da 50 anni, c'è il tema dello stadio non risolto, c'è il tema dell'aeroporto non risolto, c'è la riqualificazione della fortezza non risolta. Quindi abbiamo scelto un sindaco a confronto di qualcuno che invece fa politica da 50 anni e quindi sono due visioni della Toscana diverse. Poi tornando alla Toscana e parlando ovviamente questa volta di sport, perché Salvini non lesina battute e commenti su questo argomento, Salvini si è soffermato sul futuro e probabile o ipotetico stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio. Da sportivo e da tifoso ho incontrato più di una persona che si occupa di Fiorentina e di calcio a Firenze e mi domando come fra comune e regione non siano ancora riusciti a trovare un'ubicazione. Mandare la Fiorentina a giocare a Campi Bisenzio mi sembra una scelta quantomeno bizzarra. Secondo me, superando la burocrazia e la sovrintendenza, avere al Franchi, il nuovo Franchi, è l'unica soluzione realistica possibile però. E ora parliamo, restiamo a Firenze, di Stoviglioteca. Vediamo di che cosa si tratta. Una Stoviglioteca è un nuovo servizio che lanciamo insieme allo sportello Eco Eco del Comune di Firenze, insieme a Villa Bracci, per ridurre l'utilizzo della plastica monouso e ridurre ancor più l'utilizzo, la produzione di rifiuti. Questo è infatti un progetto che va nella direzione di eliminare la produzione di rifiuti, quindi il cosiddetto zero waste, in modo tale da sensibilizzare la cittadinanza anche in occasione di feste, compleanni, manifestazioni, ad utilizzare delle stoviglie, delle posate che il Comune darà in comodato d'uso gratuito e che poi dovranno essere riportate allo sportello Eco Eco, che comunque provvederà, grazie alla collaborazione di Villa Bracci, a igienizzarle per poi poterle dare al prossimo cittadino, alla prossima associazione che ne farà richiesta. E quindi così si toglie davvero la produzione di quei rifiuti, di quei prodotti monouso
che rappresentano comunque un danno poi per l'ambiente e per la sostenibilità, ecco, che vogliamo promuovere con tutte le azioni che stiamo portando avanti. Ma praticamente come funziona? Se io volessi usare questo servizio, che cosa devo fare e dove devo andare? Deve andare sul sito del Comune di Firenze, sulla rete civica, sul sito dell'ambiente, compilare il modulo per fare richiesta di un tot numero di stoviglie che saranno necessarie per la festa, per la manifestazione che si vuole promuovere, e concordando una data e un'ora con lo sportello EcoEco potrà andare a ritirarle alla Villa Bracci e poi le riporterà sempre a Villa Bracci dopo averne fatto uso. Lì verranno tutte correttamente igienizzate. Per tutti i cittadini, associazioni, quindi questo è un nuovo servizio che speriamo possa poi essere replicato anche da altre realtà. Vogliamo dare l'esempio, quindi si parte con 200 stoviglie, con un set di 200 coperti, però siamo sicuri che dando noi questo esempio, dando questo servizio, perché un servizio è, ecco, poi anche altre associazioni, altre realtà possano fare lo stesso. Dobbiamo abituarci a produrre meno rifiuti, e infatti contestualmente a questa iniziativa partirà di nuovo la campagna degli ecoconsigli che abbiamo promosso con Lega Ambiente e con altre associazioni, proprio per sensibilizzare i cittadini su comportamenti più sostenibili, e anche all'interno della pubblica amministrazione stiamo via via portando delle modifiche, come ad esempio alla direzione ambiente stiamo utilizzando adesso delle tazzine in ceramica anziché i bicchierini di plastica per il caffè. Ecco, questo piano piano arriverà in tutte le direzioni ed è un altro gesto che va verso l'eliminazione dei rifiuti. E ora andiamo a Grosseto, dove è stato deciso di annullare la processione per San Lorenzo. Carlo Sestini. Verso San Lorenzo 2020 non ci sarà quest'anno la processione, ma resta il senso profondo della festa per riscoprire proprio attraverso il suo patrono anche il senso dell'identità di una comunità. Senza processione ma con San Lorenzo, questo sempre, perché se quest'anno, proprio perché siamo dentro la storia, in questo momento il Covid ci ha imposto, direi, questa potatura, questo sacrificio, però questa è un'occasione, come lo è stato e per tante situazioni e continua ad esserlo, questa pandemia, di riflessione, di riscoperta anche di certe relazioni più intense all'interno di noi, nelle nostre famiglie. Così vogliamo, che ci auguriamo che lo sia la celebrazione della festa. Che cosa ci sarà di particolare? Bene, prima di tutto un momento di preghiera ugualmente in cattedrale alle 21 il giorno 9 e poi la messa solenne il giorno 10, a cui partecipa il sindaco offrendo il cero, come ogni anno. Sarà preparato qualcosa di piccolo, di semplice, da far arrivare a tutti e nelle famiglie, come occasione un po' e di riflessione e di preghiera, dato che quella grande sera dietro a San Lorenzo non sarà possibile. Non dietro alla statua, ma direi dietro ai valori che questo giovane ha vissuto. Tutte le normative anti-Covid, l'organizzazione di questi momenti è stato reso molto più complicato e complesso, però abbiamo mantenuto vive quelli che erano gli aspetti fondamentali della Santa Messa, della consegna del Grifone d'Oro, in forme naturalmente diverse, della raccolta di San Lorenzo e di tutto ciò che è possibile fare in maniera collaterale. Io credo che quest'anno vanno vissuti i momenti delle festività lorenziane in maniera ancora più profonda rispetto al passato. Bisogna entrare di più nel significato che queste rappresentano, in cosa significa il nostro patrono, in cosa significa il riconoscimento del Grifone d'Oro. Entrare in profondo vuol dire capirne il significato e porsi la domanda: come mai viene consegnato il Grifone d'Oro, come mai festeggiamo il Santo Patrono. E anche noi nel nostro TG vogliamo ricordare un caro collega molto molto preparato, Giuseppe Rea, ma era conosciuto meglio come Pino Rea, giornalista dell'ANSA fino a metà degli anni 2000, quando poi andò in pensione. Lui non era toscano, era di Grottaglie, viveva però a Firenze dal 1975, è stato soprattutto un giornalista di punta della cronaca giudiziaria, dalle indagini sul mostro, la strage mafiosa di via dei Giorgofili, ai rapimenti, insomma un ricordo caro per questo giornalista da cui molto c'era da imparare. Parliamo del Maggio Musicale, 11 mesi di programmazione, Meta, Muti sul podio, la stagione al via il 30 agosto, il festival fino aprile 2021. Il servizio, vediamo.
11 mesi di programmazione dal fine agosto 2020 al fine luglio 2021 per portare in scena, dopo il lungo silenzio per l'emergenza sanitaria, oltre 160 giornate di spettacolo con maestri come Zubin Mehta, direttore onorario a vita del Maggio, l'ex direttore musicale Riccardo Muti e l'eccezionale presenza di James Levine. È quanto presentato dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, che ha annunciato l'83esima edizione del festival dal 24 aprile 2021 al 30 luglio. L'attività artistica del Teatro Lirico Fiorentino riparte il 30 e 31 agosto con un omaggio alle vittime della pandemia, con due esecuzioni della Messa da Requiem di Giuseppe Verdi in Piazza della Signoria a Firenze, dirette da Zubin Mehta. Nel complesso, gli 11 mesi di programmazione propongono 16 titoli d'opera, di cui 12 nuovi allestimenti, più di 40 concerti sinfonici, 5 opere per ragazzi, numerosi recital concertistici e di canto, un balletto e le tournée in Italia e all'estero. A salire sul podio, tra gli altri, ci sono anche Marco Armiliato, Christoph Eschenbach, Adam Fischer e Daniele Gatti, tra le voci Carmela Remigio, Krasimira Stoyanova, Sonia Ionceva, Placido Domingo e Francesco Meli, tra i recital quelli di Michael Barenboim, Maurizio Pollini e Frank Peter Zimmermann. Mehta conterà numerose presenze dirigendo Otello, Così fan tutte, La forza del destino, le sinfonie di Beethoven, il ciclo Schubert e un ciclo Brahms. Mehta dirigerà 32 serate e per i suoi 50 anni di carriera a Firenze sarà fatto un concerto nel Salone dei 500. E se nella prima fase di riapertura degli Uffizi, dopo la chiusura per la pandemia, il turismo alla galleria era soltanto nazionale, ora stanno tornando gli stranieri, Francia, Germania. Lo ha detto il direttore degli Uffizi, Heike Schmidt, intervenendo alla Commissione Cultura del Senato nell'ambito del ciclo di audizioni informali in merito all'impatto proprio dell'emergenza Covid-19. E Grifone d'Oro assegnato a Roberto Ricci Design. Vediamo. Grifone d'Oro 2019 a Roberto Ricci Design. La Proloco insieme all'amministrazione comunale ha scelto l'imprenditoria in rappresentanza appunto dell'eccellenza maremmana. Il messaggio che viene dal nostro mare, dalla nostra terra, sia un messaggio importante. Noi, se ricordiamo, quando il Grifone d'Oro della Senzini aveva già portato sulle nostre onde il nome di Grosseto, ecco che in questo caso invece il mare rappresenta la volontà dell'imprenditoria grossetana di uscire all'esterno, di farsi conoscere e di far conoscere quindi la capacità di questa terra di proporre delle realtà imprenditoriali importanti e solide. Non ci sarà la festa in piazza, la consegna del Grifone in piazza, sarà al Teatro Moderno di Grosseto. Sì, è stata fatta questa scelta per motivi Covid. Ovviamente in questo momento l'amministrazione ha deciso insieme e concordemente con il Consiglio della Proloco di organizzare la serata all'interno della Sala delle Feste, come ho detto, della nostra città, cioè del Teatro Moderno, in cui c'è la possibilità sia di trasmettere uno spettacolo assolutamente in sicurezza, ma anche di accogliere i cittadini che insieme alle autorità si stringeranno intorno al nome del vincitore. Il concerto sarà diretto da Laura Bianchi. Il concerto sarà diretto da Laura Bianchi, sarà un bellissimo concerto che trova in aree conosciute, in aree importanti, le note per trasmettere anche quest'anno il senso di appartenenza della nostra città alla festa di San Lorenzo e a Grosseto tutto. E prima di chiudere, una notizia di servizio: Superstrada Firenze-Pisa-Livorno chiusa per una notte tra il 14 e il 15 luglio fra gli svincoli di La Strassigna e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni per la sostituzione di un cavo aereo. E con questo termino il telegiornale, grazie per averci seguito.